Guardi, grazie Presidente. Non volevo intervenire, però poi arrivato a un certo punto, come dice il Presidente Terranova, te le tirano fuori, no? Dalla bocca. Allora, ho sentito dire nell'intervento di prima che così passa il tempo. Allora io vorrei ricordare, Presidente, al consigliere Figliomeni che le sentenze sono provvisoriamente esecutive, come da legge del codice di procedura civile. È una sentenza questa del 17-12-2013. Questo vuol dire che le amministrazioni che erano qui presenti nel 2013 non hanno dato il giusto input agli uffici. È per questo che chiaramente si trovano spese maggiorate, quindi è inutile dire oggi, e poi tra l'altro sottolineo, hanno anche la faccia di votare contrario, astenuto, non votare su debiti che si sono ingenerati proprio perché nel 2013-2014 tutti i debiti fuori bilancio che stiamo votando non sono stati soddisfatti nei termini previsti da legge. A maggior ragione questo debito fuori bilancio, il cittadino non poteva andare in mediazione perché la legge sugli espropri, il testo unico sugli espropri è molto preciso, bisognava, sì, infatti non riesco a parlare, grazie ai miei colleghi. E la legge sugli espropri è una legge molto particolare, si prevede chiaramente un'indennità di esproprio che può essere, se non soddisfa, può essere impugnata e quindi poi la Corte d'Appello come giudice unico può, anzi deve individuare la giusta indennità. È un indennizzo, quindi un soddisfo che si dà alla persona per legge, quindi non ci sarebbe stata nessuna mediazione. L'unico errore di questo debito, come di tutti gli altri, è che non sono stati eseguiti nei termini di legge, cioè 60 giorni dopo il deposito della sentenza, che ricordo è del 2013. Grazie. Grazie a lei.